Salve a tutti, e per la prima volta dopo mesi che ce l'ho provo il gioco di Grimm. Che cos'è Grimm? Allora, non so se l'avevo spiegato. Praticamente Grimm è un gioco in cui sei una specie di nano malefico di nome Grimm che deve distruggere le favole e della Spicy Horse è dello stesso gruppo che ha fatto Alice Madness e Alice Madness Returns. Ed è molto carino, è molto bello come disegni. E beh, cominciamo a giocare dall'episodio 1. Io ce l'ho tutti perché la versione di prova dà solo un paio di episodi, non mi ricordo quanti, io ce l'ho tutti. E devi praticamente portare l'oscurità nel mondo delle favole. Allora, cominciamo con la scena 1. When a father thinks of bringing his son away to learn about fear, we're right to be skeptical. Dobbiamo praticamente creare l'oscurità in questo mondo. E per farlo dobbiamo essere noi stessi, ovvero Grimm. Arriva Grimm. Allora, ok, vedete questo tizio? Questo tizio è Grimm. Praticamente, muovendoci, riusciamo a spargere la nostra puzza, il nostro schifo, un po' ovunque, la nostra malvagità, però in base diciamo, al nostro livello di oscurometro, una cosa del genere. Praticamente possiamo trasformare gli oggetti e trasformando gli oggetti questo livello si alza, quindi man mano possiamo trasformare oggetti sempre più grandi. Ok, quindi serve Smelly e dobbiamo arrivare fino a Smelly per poter andare avanti. Poi. Ecco. Notare benissimo i secchi stupendi di polissandro. Ok, forse trasformiamo anche questo. No. Vorrei far notare la pala. Facciamo intanto man mano cresce. Faccetta. Bellissimo. Oh. No, Stinky, però serve Gross, quindi ok. Ancora non possiamo trasformare tuttavia. Però abbiamo trasformato questa cosa. No, quel cacchio che te spengo io. Vai, prendi fuoco, prendi fuoco, prendi fuoco. Che ti pulisci? Oh, ma che sei scemo? Oh, dove vai? Amico, dove vai? Non pulisci? Via, via, fuoco, via, fuoco. Prendi un po' fuoco. Oh, tu già. E restati, andiamo, piglia fuoco. Kiko, pulisci poco. Oh Kiko, dove vai? Devi morire. Vai, piombo fuoco. Ah, li potevo pure stunnare. Siete fuoco comunque. Ora tocca sta cosa. Sta cosa, sta cosa. Punk.
fare Rotten, poi Nasty. Quindi vi faccio un giretto, la passeggiata della corona, e qui. Rotten. Now we have to go to Nasty. Ok, allora andiamo qua. Qua. Le casette, ci facciamo tutto il vicinato. Poi con le culate riusciamo a fare una zona più ampia. Esattamente per quello. Che bello tutto. Dacci una culata. Andiamo a dare la culata alla casetta. E siamo riusciti a fare praticamente a fare il danno. Ok, quindi andiamo a dare una culata all'amico Fritz. Vieni amico Fritz. Ma fa, hai un piscio, un colpito piscio in faccia. Ehi, qualcuno chiamate pompieri? Ecco i pompieri. Spegniamo questo incendio! Dobbiamo spegnere l'incendio! Dobbiamo spegnere l'incendio! Ci penso io! No, scherzo! L'ho fatto io! Che bello! I don't care! Oh, devo... che me sto facendo? Perché? Vabbè. Oh, occhio che te sta per... T'ha visto? Allora, andiamo avanti. Quindi sono stati condannati per una cosa che non hanno commesso. Ma dove cazzo è la paura? Ci siamo noi. Quanto sono felici di essere impiccati. Oh, quanto sono felici. Ok, allora scriviamo un po' di roba. Facciamo un po' di... Ok, smelly. Ok, ora cominciamo da fastidio la linea. Oh, voi pulite. Fermi un po'. Ok, già fatto. Okay. Oddio, dove sono andata a te? Vabbè, dettagli. Ok, grazie. Adesso andiamo a rompere le scatole e... così. Vieni un po'. No. Un po' qua cosetti che puliscono felice. Ok, notare impiccati allegri, sono felicissimo di essere impiccato. Oh. Non toccare l'alco, fermo indietro, piscia di un po', magari passa. Ok, mi passa una barca, vai, prendila. Come sono felice di essere impiccato. Che bellezza. Grimm's Gruss. Ecco a me. Cioè, in pratica io sono sbloccato, non ti ricordo qua.
Oh, così dovete morire, morite male. Cioè, anche se questi già stanno morti, boh. Cioè, che cosa stanno riparando? Cosa cercate di fare? Cercate di salvare quelle persone che già volevate impiccare, ma... Vabbè. Un tampone rotto. Così praticamente le imbambolisco e non possono aggiustare le cose. Ecco, ok, dovrei esserci. Ah, forse dovrei esserci. Ok, ce l'ho fatta. Ora impicca tutti. Esatto. Andiamo, non stiamo appesi qua. Umorismo macabro. E bene, con questo livello è tutto, perché ogni livello dura almeno 5 minuti e voglio dividerli in più episodi. E ancora stiamo all'episodio 1 e al prossimo video faremo l'episodio 1 parte 3, 4. E spero vi sia piaciuto. Questo video va nei giochi della mezzanotte perché sinceramente lo trovo abbastanza particolare, un po' creepy, perché comunque prende uno stile più sul Tim Burton, uno stile Tim Burtoniano che arriva quasi un po' a livelli abbastanza malati di sadismo quando trasformano i personaggi buoni in cattivi, e vedrete anche un approfondimento sul livello 3. Perché penso che i primi due livelli sono abbastanza leggeri, a parte quello, vabbè, l'impiccato, diciamo. Però il terzo livello vedrete che sarà un po' più pesante. E quindi volevo metterlo appunto nei giochi della mezzanotte, anche perché è vuoto. Ma sono in dettaglio. A parte questo, niente, ci vediamo al prossimo episodio. E ricordatevi di iscrivervi al canale, ricordatevelo, oppure chiamerò Green. Non scherzo. Ricordatevi di iscrivervi al canale e niente. Ciao ciao! Yeah, there's too much light.